Dopo aver giocato un pochino, facciamo le cose serie. La pescheria mia di fiducia, ho preso 250 grammi di pesce spada, 250 grammi di polpo, una seppiolina, un calamaro e 10 gamberetti rossi. Bene, tagliamo a striscioline questa seppia, questo calamaro, togliamo la pellicina, puliamo questo pesce spada, lo togliamo a cubetti, togliamo anche il budellino dai gusci dei gamberi. Nelle teste dei gamberi ho tolto gli occhi e il budellino in testa, l'apparato digerente in testa, lasciando solo la polpa. Mettiamola assieme agli scarti del pesce spada. Nel frattempo andiamo a calare il polpetto, che deve cuocere per 30 minuti. In un pentolino mettiamo un filino d'olio, mettiamo le teste dei gamberi e la pellicina e gli scarti del pesce spada. Schiacciamo con una cucchiaia di legno queste teste, mettiamo l'acqua a freddo che estraiamo tutto il sapore di questo pesce e portiamo a ebollizione. Togliamo l'anima centrale dell'aglio, puliamolo per bene, prendiamo due carote, due cipolle, un rametto di rosmarino e una foglia d'alloro. Facciamo una bella pulita a queste verdure, tritiamo finemente queste due cipolle e queste due carote. Mettiamola in una ciotolina da parte e adesso ci andiamo a tritare il... Vi piace la ciotolina mia che ho preso? Guardate che carina questa ciotolina gialla. Andiamo a tritare finemente questo rosmarino, schiacciamo i due spicchi d'aglio, perché questi due spicchi d'aglio si devono sciogliere assieme al sughetto che andremo a fare insieme a queste cipolle, a queste carote che danno questa nota dolce. Saliamo, pepiamo e manteniamo a fuoco vivace queste verdure. Mettiamo la seppia e il calamaro, aggiungiamo 300 g di passata di pomodoro, 300 g di polpa. Portiamo a ebollizione il brodo di pesce e filtriamolo sempre in questo ragù. Questo ragù è molto buono, aggiungiamo anche due mestoli di brodo di polpo, mettiamo ulteriormente il sapore e infine aggiungiamo le spezie, il rosmarino e la fogliolina di alloro. Misceliamo per bene, mettiamo il coperchio per 2 ore e 30. Nel frattempo facciamo raffreddare il polpetto, l'acqua non la gettiamo perché andremo a calare la pasta stesso nel brodo del polpo. Andò a tagliare questo polpo lasciando i tentacoli per non annamentare il piatto. Ogni 30 minuti giriamo e lasciamo il coperchio un pochino aperto per far assorbire il sughetto. Questo sughetto deve cuocere per 2 ore e 30 a fiamma bassissima, vi raccomando. Adesso ci andremo a cuocere per 5-6 minuti questo pesce spada. Aggiungiamo un filino d'olio in padella, saliamo e facciamo cuocere giusto 5-6 minuti, poi lo mettiamo da parte. Per fare le cose precise, tagliamo con un coltello a seghetto e facciamo queste candele tutte uguali. Guardate qui, dopo 2 ore e 30, che spettacolo ragazzi, questo sughetto. Saliamo il brodo del polpo, caliamo queste candele, prendiamo una bella padella, prendiamo un paio di mestoli di questo ragù di mare, aggiungiamo anche un mestolino di brodo di polpo e a metà cottura andremo a calare direttamente le candele in questo sughetto. Misceliamo per bene, aggiungiamo 2 minuti prima che la pasta sia cotta questi gamberi a crudo e anche il polpetto per riscaldarlo. E guardate qui che spettacolo ragazzi, questo è un piatto che la domenica mattina ci dobbiamo mettere con tutta la buona volontà. E per ottenere ottimi risultati bisogna avere molta, ma molta pazienza. Bene, non fate questo impiattamento come ho fatto io, ovviamente metteteli a casaccio nel piatto. Facciamo una bella spolverata di prezzemolo, pepiamo e guardate qui che spettacolo ragazzi. Bellissimo piatto, lo consiglio vivamente, questo sughetto con questa nota dolce delle carote e delle cipolle e mantecatura perfetta, guardate qui che spettacolo ragazzi, mamma mia, non vi dico. Bene, lo zio vi saluta, voglio ringraziare tutti voi che condividono i miei video e qui da Scarpetta e d'Obbligo, ciao!